Pachi, colombe, pitoni e barboncini, Silvio Berlusconi scrive questo ultimo capitolo della sua saga politica. È ancora in sintonia con una parte dell'Italia, lo abbiamo chiesto a uno storico che da anni studia il fenomeno del berlusconismo. Tra le voci di un downgrade dell'Italia, delle agenzie di rating, il timore di un commissariamento da parte della Troica, l'aumento dell'IVA e della benzina, gli italiani si aspettano l'ennesimo inizio nero di una settimana da brividi. Un passivo da 867 milioni di euro. Ignazio Marino lancia l'allarme. Tagli profondi alle spese dell'ufficio del sindaco, vendita di alcuni immobili, revisione delle uscite. Non voglio aumentare le tasse, promette, ma la situazione è grave. Dopo Milano, anche Bologna adotta la linea dura contro chi imbratta i muri delle città. Gli storici portici del centro, irrimediabilmente compromessi, secondo la procura. Ma a Bari il sindaco Emiliano cerca una linea più morbida. No alle scritte, sì all'arte di strada. Adorava le Spice Girls ed era pacifista. Samantha ha 29 anni ed è ora ricercata dall'Interpol perché sospettata di aver avuto un ruolo nell'attacco al Westgate di Nairobi, vedova di un kamikaze degli attentati di Londra e l'ultima di una serie di donne votate alla Guerra Santa. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al TG Cronache. Allora, è precipitato tutto, l'avete già sentito nel nostro telegiornale, è una situazione ore difficili, la situazione politica vive ore agitate e dopo la decisione ieri di Silvio Berlusconi al termine di un summit con i suoi fedelissimi di far dimettere i ministri del PDL e dunque è una situazione naturalmente in divenire. Nelle prossime ore si capirà di più, ci sono degli scenari ancora aperti e c'è un partito, il Popolo della Libertà, appunto diviso sul precipitare degli eventi e anche sulle decisioni del Cavaliere. Il Cavaliere Silvio Berlusconi, che tra l'altro oggi compie 77 anni e che è ormai sulla scena politica da oltre 20 anni, è sempre in lotta con i giudici, sempre capace di reinventarsi. Dopo la condanna al processo Mediaset, Berlusconi, si sa, rischia appunto la decadenza da senatore e l'uscita dalla scena politica. E c'è uno storico, Giovanni Orsina, che ha scritto proprio un libro sul berlusconismo e che anche in questa situazione, in questo che sembra quasi un gesto disperato, intravede una possibilità di sorpresa. Iniziamo da qui. Giovanni Orsina non vuole parlare di Berlusconi, non vuole dare giudizi. Orsina è uno storico ed ha studiato il fenomeno Berlusconi, il messaggio che questo politico dà al paese, le ragioni del suo successo o del suo fallimento, ha studiato le sue mosse. Silvio Berlusconi ha deciso di ritirare i suoi ministri, si è sorpreso? Non mi sono sorpreso, non mi sarei neanche sorpreso se avesse fatto il contrario, nel senso che la decisione se essere falco o colomba Berlusconi l'ha presa sul filo di lana, è chiaro che sono due mesi che sta 50-50 decidendo sì o no e alla fine ha deciso per questa strada, secondo me è la strada sbagliata, se fosse chiunque altro direi che è assolutamente spacciato, trattandosi di Berlusconi un po' di prudenza è d'obbligo perché il personaggio ha delle risorse davvero non comuni. A quali si riferisce in particolare? Quali aspetti la colpiscono? È un uomo di una tenacia, di una forza d'animo, di una capacità di reagire veramente incredibile e è un uomo che è riuscito a occupare un intero spazio politico, cioè lui da solo rappresenta il centrodestra italiano e al momento di grandi alternative di rappresentanza di quello spazio politico non ce ne sono. Questo gli dà il monopolio su un'area politica e su una parte importante dell'elettorato che naturalmente è un punto di forza molto importante. Infine, da non trascurare il fatto che finora i suoi avversari si sono sempre dimostrati molto mediocri nel contrastarlo e quindi gli hanno consentito di conservare il monopolio su quella parte dello spazio politico italiano. E nel momento in cui è nata un'esperienza politica che avrebbe potuto parlare agli elettori di Berlusconi, cioè Scelta Civica, Monti, quella forza politica si è rifiutata di parlare agli elettori di Berlusconi. Non solo non c'è riuscita, non ci ha nemmeno provato. E questo ha costituito Berlusconi come l'unico rappresentante di
una decina di milioni di elettori, che in politica sono forza. Dunque, Berlusconi l'abbiamo sempre visto ottimista, battagliero, ora lo abbiamo visto assediato. Ma è una nuova immagine di Berlusconi? Sì e no, perché in realtà Berlusconi il discorso dell'accerchiamento lo ha sempre fatto. Io mi devo difendere da loro, dalle toghe rosse, e il fatto che io debba difendermi è garanzia che io sia in grado di difendere anche voi. A chi sta parlando ora Berlusconi? Su quale canale è sintonizzato? Berlusconi in questo momento è sintonizzato sul canale del suo elettorato tradizionale. Cioè Berlusconi sostanzialmente dicendo ai suoi elettori: grande coalizione o governo tecnico, Letta o Bersani o Prodi, quello che vi propongono è sempre la stessa ricetta, l'IMU e l'IVA. E invece io vi propongo un percorso differente, che è il percorso della riduzione dello Stato piuttosto che del suo ampliamento. È il messaggio tradizionale che Berlusconi ha dato fin dal 94, è una promessa che in realtà lui ha mantenuto molto poco, però ovviamente rispetto agli altri comunque è più in sintonia con quegli elettori. Lei come storico ha studiato molto il fenomeno Berlusconi, ha scritto molto su di lui, e Berlusconi l'ha mai contattata? No, io non l'ho mai conosciuto personalmente, non sono mai stato contattato da lui, un po' mi secca. Insomma, sostanzialmente non credo che, almeno su alcuni passaggi, ma alcuni passaggi importanti del mio libro, non so se lo ha letto, ma se lo leggesse non credo gli farebbero molto piacere. E allora, instabilità politica che si ripercuote direttamente sulla economia e sugli italiani. Perché? Perché ci sono sicuramente una serie di provvedimenti da approvare e perché la crisi ha sicuramente un impatto forte sulla credibilità del nostro paese sui mercati esteri. E anche se è vero, il ministro Saccomanni ci ha tenuto a dire i nostri conti sono a posto, i mercati lo sanno, però ci sono i rischi, e uno dei rischi è appunto l'aumento dello spread. C'è un'attesa per domani la riapertura di Piazza Affari. Allora, proprio delle conseguenze sull'economia, per gli italiani, sulle conseguenze di una crisi di governo, abbiamo parlato con il giornalista di Repubblica, esperto di economia, Federico Fubini. Sentiamo. Che cosa ci aspetta? Non è detto che la reazione dei mercati sia catastrofica. Non dimentichiamo che quando cadde il governo di Mario Monti i mercati reagirono con uno strappo, un forte aumento dello spread sul primo giorno. Poi in realtà il governo è stato, dimissionario per 6 mesi senza che gli spread andassero fuori controllo. C'è una tutela della BCE. Questo non vuol dire che la situazione sia al sicuro, non tanto per l'IVA che probabilmente aumenterà o per il discorso dell'IMU. Il problema in questo momento, probabilmente come abbiamo scritto noi oggi su Repubblica, sono le banche. C'è una certa attenzione, se non preoccupazione, sia del Fondo Monetario sia della BCE, che assumerà la vigilanza nel 2014 sulle banche italiane, gli esami che le banche italiane come le altre banche europee affronteranno evidenziando la necessità di un aumento di capitale, si porrà il problema delle risorse e secondo alcuni, per esempio al Fondo Monetario, l'Italia potrebbe dover chiedere un aiuto europeo in quel caso. Aiuto europeo che vuol dire accettare un programma, accettare riforme monitorate dall'esterno. Dunque l'Italia non è affatto al sicuro, aprire una crisi di governo in questo momento non è una buona idea, è il momento peggiore per almeno 2 ragioni. Uno, che aprire una crisi di governo senza legge elettorale vuol dire dare ai mercati un segnale di incertezza su quello che sarà, senza una legge elettorale che possa funzionare efficacemente. L'altro motivo è più di natura internazionale. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono vicinissimi a toccare il tetto del debito, il governo americano potrebbe dover bloccare le spese. Tutto questo crea incertezza e instabilità sui mercati. Non è un buon momento per aggiungere altra instabilità in Italia. Allora, un aggiornamento sulla situazione, perché Silvio Berlusconi ha parlato ancora, ha detto tutti i sondaggi ci danno vincenti e queste elezioni le vinceremo, elezioni subito, ha detto Berlusconi, e lo ha detto, scusate, vi volevo dare un altro
aggiornamento sulle parole del Cavaliere. Ha detto anche nuove tasse da pagare sono una rappresaglia della sinistra. Questi signori della sinistra hanno sempre il vizio di ribaltare la realtà a loro vantaggio e come forme di rappresaglia hanno deciso di far pagare ai cittadini altre tasse. Lo ha detto in collegamento telefonico con la manifestazione, sempre con la manifestazione di Forza Italia a Napoli. Continuiamo a raccontare queste difficili ore. C'è una figura chiave in queste ore appunto di incertezza ed è il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Napolitano che ha 88 anni, che oggi pomeriggio incontrerà a Roma il Premier Enrico Letta per appunto affrontare questa situazione al ritorno dalla sua due giorni a Napoli. Ha detto Napolitano proprio questa mattina: verificherò se ci sono le condizioni per andare avanti. Napolitano che giura, si è capito, le elezioni subito, il voto subito, ma proprio per il Presidente della Repubblica sono stati giorni intensi, giorni difficili, giorni in cui ha parlato, ha analizzato questo momento difficile della politica. Lo ha fatto da Milano, commuovendosi alla Bocconi venerdì scorso, e lo ha fatto da Napoli in questi giorni. Risentiamo quello che ha detto. Le distanze e gli scontri sul piano delle idee e del rapporto tra maggioranza e opposizione non producevano, come oggi, smarrimento di ogni nozione di confronto civile e di ogni costume di rispetto istituzionale e personale. Quanto più tu abbia la ventura di inoltrarti in età avanzata nel tuo percorso di vita, tanto più avverti il vuoto di quelle che sono state presenze assai care. Noi abbiamo bisogno che il Parlamento discuta e lavori, non che il Parlamento ogni tanto si sciolga. Non abbiamo bisogno di campagne elettorali a getto continuo, abbiamo bisogno di continuità nell'azione di governo, nelle decisioni. Io cercherò di vedere quali ci sono le possibilità per il proseguimento di questa legislatura, naturalmente come ho sempre fatto quando c'è stata una crisi. La tradizione è che il Presidente della Repubblica, la tradizione e direi l'obbligo costituzionale, è che il Presidente della Repubblica proceda ad uno scioglimento delle Camere quando non c'è la possibilità di dar vita ad una maggioranza e conseguentemente ad un governo nell'interesse del Paese. La sola strada che ho seguito è stata quella del favorire la formazione di un governo sulla base dei numeri che non avevo determinato io, ma che hanno determinato gli elettori e che rendevano impossibile la formazione di un governo senza il concorso dei due maggiori partiti. Punto e basta. Il governo in crisi è un problema anche per i comuni italiani che stanno negoziando provvedimenti importanti come la legge di stabilità e che devono redigere i bilanci, hanno le tasche vuote e non vogliono mettere le mani invece nelle tasche dei cittadini. C'è una città che proprio ieri, prima delle dimissioni dei ministri del PDL, aveva chiesto aiuto all'esecutivo per un buco di bilancio di 900 milioni di euro ed è Roma, la capitale, che rischia il default. La capitale d'Italia non può fallire e non fallirà. La promessa arriva dal sindaco Ignazio Marino, che però lancia un appello al governo per salvare Roma ormai sull'orlo del baratro. Altrimenti, e qui suona come una minaccia, diventerà necessario aumentare le tasse ai romani. Il sindaco non vorrebbe mettere le mani nelle tasche dei suoi cittadini e per questo motivo batte cassa a Palazzo Chigi. Marino è convinto che Roma deve ottenere ciò che le spetta e dunque bisogna che comune e governo lavorino e che lo facciano insieme. La situazione è drammatica, a dirlo sono i numeri. Un buco da quasi 900 milioni di euro, 867 per la precisione, che per l'attuale giunta sarebbero un'eredità dell'amministrazione precedente. Di sicuro non verrà aumentata l'IRPEF, ma non è altrettanto certo che non cresca l'importo dell'IMU. Intanto il piano d'azione del Campidoglio partirebbe dalla vendita di alcuni immobili, dalla cessione dei beni
si potrebbero ricavare 200 milioni di euro, ma sono anche altri provvedimenti pronti. Il sindaco ha fatto sapere che si taglierà il costo degli affitti a carico del comune, ricavando questa volta 105 milioni di euro. Si ritoccheranno anche i costi inutili della politica, secondo Marino. Degli oltre 7 milioni di euro a disposizione del gabinetto del sindaco rimarranno solamente 500.000 euro. Vendita di una parte del patrimonio immobiliare e tagli agli sprechi. Da qui partirà dunque il piano di risanamento per Roma. La situazione finanziaria è tale che i disagi e i drammi per i romani, secondo il sindaco Marino, sono diventati insostenibili, dai malati gravi che hanno perso l'assistenza domiciliare all'illegalità dilagante che non può essere contrastata per la carenza di personale nelle forze dell'ordine, ma non solo. Io davvero non ne posso più di vedere e incontrare vicino al Campidoglio, nei quartieri, nelle periferie, persone che soffrono per disagi oppure vivono drammi davvero intollerabili. Non è possibile che la nostra capitale, la capitale d'Italia, abbia strade e trasporti in queste condizioni, che le persone non possano uscire di casa per paura di cadere per le buche, che quando ci si affida, come si dovrebbe fare in una capitale europea, al trasporto pubblico non si sa quando passerà il prossimo autobus. Piena solidarietà arriva dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Fa bene Marino a lanciare un grido d'allarme. Faremo di tutto, ha assicurato, per far uscire la capitale da questo buco nero. Ed è stato già programmato per la prossima settimana un vertice fra assessori e tecnici del comune e della regione. Mentre l'ex sindaco Alemanno replica ridicoli i tentativi di addossare le colpe alla gestione della passata amministrazione, il sindaco suggerisce Alemanno non perda tempo ed organizzi subito un confronto fra maggioranza e opposizione per seguire un'azione convergente sia a livello locale che statale e quindi per intervenire sul bilancio, che non può voler dire aumentare le tasse. In realtà la palla ora passerebbe al governo, se resterà in piedi, e il sindaco conclude con un out-out: o si è con Roma o contro. E adesso parliamo delle città italiane che si dividono sulla linea da seguire contro i Reuters. La procura di Bologna sta valutando il pugno di ferro, mentre a Bari il sindaco della città, Emiliano, mette in guardia contro pene troppo severe. Questa discussione avviene all'indomani della condanna a Milano, appunto ieri, di due Reuters. La condanna e l'accusa è molto dura: associazione a delinquere. Dopo che per la prima volta in Italia un tribunale ha condannato due Reuters di 22 e 24 anni con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'imbrattamento e al deturpamento, il giro di vite della magistratura milanese contro i graffitari ha già fatto scuola. Anche la procura di Bologna sposa la linea dura, valutando la possibilità di contestare il reato associativo a quattro imbrattatori: LBZ, TLS, Miserabile e Swatch. Le loro tag sono impresse ovunque sui 40 chilometri di portici, simbolo della città. Per la procura, il centro di Bologna è forse irreparabilmente compromesso. Una guerra senza fine, quella delle forze dell'ordine e dei comuni contro i graffitari. Da sempre, però, Milano è la città italiana più colpita dalle incursioni con vernici e bombolette spray. Se da un lato la giustizia usa la mano pesante, da Bari il sindaco Michele Emiliano va controcorrente. Il carcere non serve a nulla, dice l'ex magistrato, può essere controproducente. Si punti sui lavori socialmente utili e sulle richieste di risarcimento, e poi bisogna distinguere fra street art e writing vandalico, promuovere il primo e combattere il secondo. Non è questa un'azione contro i giovani, noi vogliamo differenziare molto quello che sono atti che deturpano i nostri beni da invece coloro che fanno i graffiti artistici, che anzi noi invitiamo a lavorare sempre più con l'amministrazione. Abbiamo dei sottopassi delle ferrovie che sono stati decorati bene da gente che invece è vera artista e ci aiuta a disegnare una città più bella, più viva per l'Expo. A Milano da tempo il comune collabora con gli artisti di strada, ma il fenomeno dei writers resta un problema. Scritte irridenti come queste hanno più volte spinto il sindaco Pisapia a fare denunce contro ignoti, e la città lombarda è una delle mete preferite dai gruppi di imbrattatori stranieri. Li vediamo in azione, arrivano qui perché nei blog internazionali dei writers Milano e l'Italia hanno la fama dei luoghi dove le punizioni sono meno severe. La mappa italiana dei graffiti
graffiti si allarga a Roma, ma anche nella capitale, nonostante la collaborazione tra comuni e gli street art. I danni dei riders si vedono e le multe sono aumentate da 300 a 500 euro per chi colpisce chiese e monumenti. Stessa cosa è accaduta a Napoli e Firenze. Ogni anno la spesa totale dei comuni per ripulire vagoni, gallerie e muri è di circa 750 milioni di euro. La polemica fra mano pesante e promozione artistica nelle città di tutto il mondo non si placa, difficile stabilirne il confine e all'estero non va meglio. Se a New York da tempo si contrastano gli imbrattatori delle metropolitane con arresti e condanne, a Bristol il sindaco ha lasciato i cittadini liberi di scegliere con un referendum se l'arte dei writer fosse da condannare o da salvare. E adesso torniamo a parlare dell'attacco 10 giorni fa al centro commerciale di Nairobi, in cui sono morte 67 persone. Un attacco studiato nei minimi dettagli. A compierlo un gruppo di fondamentalisti somali, ma i componenti del comando non sono stati ancora tutti individuati. Probabilmente tra di loro c'era anche una donna di 29 anni di origini britanniche, nota come la vedova bianca, la vedova di uno degli attentatori alla metropolitana di Londra nel 2005. Contro di lei c'è un mandato di cattura internazionale, ma vediamo meglio di chi si tratta e a chi si è ispirata questa donna. L'immagine di una donna velata che alza con un braccio il mitra e con l'altro il Corano. Una fotografia che sembra arrivare dagli archivi degli anni bui della seconda intifada. Invece sul tavolo delle intelligence di mezzo mondo che si chiedono se questa guerrigliera Samantha Lewthwaite sia tra gli organizzatori dell'assalto a Nairobi del centro commerciale Westgate. 6 cittadini americani, un canadese, un inglese, 2 svedesi, un finlandese, un daghestano, 2 siriani, un keniota, 2 somali. Si tenta di comporre il comando dei terroristi entrati in azione, una specie di squadra internazionale della morte nella quale le prime testimonianze confuse collocavano anche alcune donne. E allora il nome e il volto di questa ragazza è tornato alla memoria ed ora l'Interpol ha emesso un mandato di cattura internazionale su richiesta del governo keniota. Nel capo d'accusa non viene menzionato l'assalto al Westgate, ma generiche attività criminali svolte nel 2011. E allora vale la pena di raccontare la storia di questa donna, ora 29enne, una ragazza inglese, figlia di un militare, cresciuta negli anni delle Spice Girls e della Cool Britannia di David Beckham, un mondo abbandonato a 18 anni per convertirsi all'Islam dopo l'incontro con Jermaine Lindsay, uno dei kamikaze che colpirono Londra il 7 luglio del 2005. Un gruppo di anglo-musulmani che penetrarono nel cuore della Gran Bretagna. 52 morti, 700 feriti. Lindsay era nella cellula dei kamikaze che si fece esplodere in metropolitana tra le stazioni di Russell Square e King's Cross. Lasciò Samantha, giovane vedova, che aveva tagliato i ponti anche con la famiglia d'origine, e 2 figli, uno nato dopo la sua morte. Samantha divenne la vedova bianca, abbracciò del tutto la linea più radicale dell'estremismo islamico. La nuova frontiera era l'Africa orientale. Lì venne accolta dagli Shabab, trovò forse un nuovo compagno. Esistono più immagini della donna accanto a Habib Ghani, 28 anni, detto Osama il Britanni, madre keniota, padre pakistano, cresciuto in quel brodo di cultura jihadista delle moschee della cintura londinese, scappato in Somalia e l'ha ucciso a Mogadiscio 2 settimane fa in uno scontro a fuoco. Non è sicuro che i 2 si fossero sposati. Samantha ha avuto comunque un 3° figlio durante il soggiorno in Africa, dove è in fuga e ricercata per aver progettato attentati contro obiettivi occidentali, per fortuna scoperti in tempo dai servizi segreti kenioti a Mombasa nel 2011. Si sbizzarriscono i tabloid inglesi ora nel riportare le indiscrezioni dei servizi segreti africani, che a suo tempo trovarono biancheria sexy nella casa abbandonata dalla donna. La vedova bianca, un soprannome che evoca scenari romantici che in questa storia proprio non ci sono, lasciano il posto invece alla morte, al terrore e ad altre immagini che sconvolsero il mondo, quello della presa d'ostaggi al teatro Dubrovka di Mosca. Venivano dalla Cecenia le giovani donne subito chiamate vedove nere. 6 donne, alcune di loro incinte, pronte a farsi ammazzare nel nome di famiglie sterminate dall'esercito russo. Era l'ottobre del 2002. In un'altra parte del mondo, in Medio Oriente, tra Israele e Palestina, la seconda intifada porta sugli autobus, nelle strade e nei ristoranti israeliani una nuova generazione di donne, le kamikaze, la prima di loro celebrata da una canzone alla quale venne intitolato un campo estivo a Qalqilia in Cisgiordania. Si chiamava Wafa Idris. Era un'infermiera ripudiata dal marito perché accusata di essere sterile e subito cooptata da una cellula terroristica che proprio nelle donne in crisi di identità sociale trova aspiranti suicide.
UAF entrerà in azione nel gennaio del 2002 a Gerusalemme. Muore un'anziana guida turistica, ma basta per farla diventare un simbolo da imitare. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta, non ci sono aggiornamenti, TG Cronache termina qui, l'informazione continua naturalmente per tutto il giorno sul nostro sito tglasette.it. Stasera alle 20 c'è il telegiornale, alle 14 domani sempre il TG Cronache. A voi tutti, buona domenica.